Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have your doubts, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now, I keep making sound. Go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. Buonasera a tutti e benvenuti in un nuovo capitolo di Reset Hollywood. Finalmente ho comprato un microfono, ma non so nemmeno se riesco ad usarlo. Comunque vadano le cose, sarà un successo. Nel video precedente abbiamo parlato di Laurel Canyon, punto strategico e laboratorio della CIA per formare manipolatori di massa, artisti, politici, musicisti, eccetera. Laurel Canyon ha un alone di mistero ad avvolgerla perché è circondata di storie, piena zeppa di storie di morti accidentali. Brian Jones dei Rolling Stones è stato trovato affogato il 13 luglio 1969 a 27 anni. Secondo un libro scritto da David McGowan, fu assassinato dallo stesso Mick Jagger. Sto fumando Stupid Fruit per rispondere a uno dei commenti che mi diceva non fumare troppe sigarette. No, amico mio, le sigarette fanno schifo. Le canne sono buonissime, soprattutto se le coltivo io. Adesso andiamo avanti. Molti gruppi furono finanziati dalla CIA per promuovere una nuova cultura. Vedi i Doors, vedi Frank Zappa, vedi i Jefferson Airplane. Sono tutti sfornati dalla CIA, lanciati durante il periodo di Woodstock. Poi ci sono, c'è un gruppo di persone che vengono chiamati Young Turks, Young Turks, che fu un gruppo a cui apparteneva Jack Nicholson. Chi è Jack Nicholson? Chi è realmente Jack? Ma parliamo di questo movimento, di queste persone che facevano parte degli Young Turks. Prima però soffermiamoci su un'altra morte interessante successa a Laurel Canyon. Sharon Tate, la moglie di Roman Polanski dei Pirati, assassinata da membri di una setta satanica appartenente a Charles Manson, famoso in Laurel Canyon, è legato al gruppo musicale dei Beach Boys, per chi non lo sapesse. Non ci suonava, ma quasi quasi. Adesso torniamo a Jack. Chi era Jack? Non si è mai allontanato da Laurel Canyon, Jack Nicholson. Fu vicino di Warren Beatty, fu vicino di Marlon Brando, formatosi sotto la giudea Stella Adler, quest'ultimo, dal passato oscuro, pervertito. Se non sbaglio, in Ultimo Tango a Parigi c'è stata una scena reale quasi di petting con una ragazza minore, o almeno il significato era quello. Andiamo avanti. La casa di Jack Nicholson comunica con tunnel sotterranei, almeno da alcuni dati che risaltano, su cui possiamo speculare che sia realtà o finzione, ma sono usciti questi dati e comunque li introduciamo perché la gente sappia e vada a cercare. Io questo me lo devo investigare nel dettaglio, ma risulta che anche Jack Nicholson aveva un collegamento con tunnel sotterranei, con la casa di Playboy, un film del 1967, The Trip, scritto da Jack Nicholson, una merda,
aveva come protagonisti questi Young Turks, che possiamo, tra i quali possiamo distinguere Peter Fonda, Dennis Hopper, eccetera, eccetera. Dopo li nominiamo tutti. Altri film scritti da Jack Nicholson per i Monkees, il film Head, che aveva come protagonisti gli stessi Monkees con la colonna sonora, aveva come protagonisti Jack Nicholson, Frank Zappa, e molta musica è stata scritta dai Monkees, appunto, e da un aiuto musicale è stato offerto da Charles Manson per il film di Jack Nicholson. Jack Nicholson faceva parte del gruppo dei Young Turks, incaricati di portare gente nei locali a Laurel Canyon in quel periodo. Tra gli Young Turks possiamo individuare Jack Nicholson, Warren Beatty, Dennis Hopper, Bruce Dern, Jane Fonda, Nancy Sinatra, Sharon Tate, promotori di eventi e icone per pubblicizzare movimenti falsi. Jack Nicholson fu tra i più importanti attori dell'epoca. Fu accusato di vari omicidi successi in Laurel Canyon, ma non furono mai stati confermati. Scusatemi, ma lo spagnolo per me sta superando l'italiano, perché non lo parlo quasi mai. Secondo lo scrittore David McGowan, Jack Nicholson è lo stesso personaggio con una serie di falsità nella descrizione della vita dei due e di analogie. È lo stesso personaggio di Ted Bundy, il serial killer. Rimanete a seguire il canale perché salterete dalla sedia appena vi leggerò questi dati importanti. In più vi ripeto, se vi piace il canale potete iscrivervi, lasciare un like, mettere mi piace se vi piace, non scrivete però commenti stupidi come quelli di Stefanuccio Flow, perché lasciano il tempo che trovano, li cancello e ciao Stefanuccio, trovati un lavoro. Comunque, Ted Bundy nacque in una casa di madri vedove, non si conosce l'identità del padre. Per non catalogarlo come un bastardo, i suoi nonni Samuel ed Eleanor Cowell lo adottarono. Si convertì così in Theodore Robert Cowell ed era convinto che sua madre fosse la sua sorella maggiore, che fosse frutto di un incesto. Questo Ted Bundy, l'assassino, quello che tutti conosciamo, pubblicizzato da portali come Netflix, che ti fanno documentari a puntino per allontanarti drasticamente dalla storia reale. Ma andiamo avanti e adesso paragoniamo il Ted a Jack Nicholson. Jack Nicholson nacque non si sa dove da una prostituta di 14 anni. Anche per lui l'identità del padre non è conosciuta e per evitare problemi sociali fu adottato dai nonni John Joseph e Ether Nicholson. Si convertì in John Joseph Nicholson Jr. Jack Nicholson era convinto che la madre, June Frances Nicholson, era sua sorella maggiore. Era convinto di essere frutto di un incesto e non si rese conto che era sua madre fino ai 37 anni, ma giusto, stranamente, era già morta 10 anni prima, a 44 anni, quindi aveva partorito probabilmente suo fratello figlio a 14 anni. Nicholson nacque nell'ospedale St. Vincent di New York, ma non esiste un registro medico né nell'ospedale né negli archivi di New York.
Jack Nicholson non è certificato, non ha certificato di nascita fino al 1954, nemmeno esisteva. Ai giornalisti dice che non vuol perdere tempo ad investigare perché non gli importa chi fu suo padre. Tutto strano questo. Potrebbe realmente essere Ted Bundy. È quasi inverosimile la storia, ma è un po' come la storia di Kennedy e la storia di Abramo Lincoln, se non sbaglio. Ma andiamo avanti. Una nota. Marlon Brando ed Henry Fonda, come antenati, hanno una casa in comune. Hanno una cosa, scusatemi, in comune. Arrivarono in America nello stesso momento, i suoi antenati. Gli antenati di Marlon Brando, Louis Dubois e Catherine Blanchard Dubois, arrivarono a New York dalla Germania nel 1660. E Marlon Brando è diretto discendente da di questi colonizzatori, così come il governatore del Massachusetts Leverett fu, e così come Jimmy Carter. Dall'altra parte Henry Fonda, discendente diretto da Jelly Downs Fonda ed Esther Jane Fonda, Jones Fonda, colonizzatori che arrivarono a New York nel 1650 dall'Olanda. Sono sempre le stesse famiglie che hanno strappato l'America ai suoi proprietari e hanno imposto un impero della mente, un impero dove l'illusione, il fantasma di Pepper, governa sovrano e si distribuisce e si ramifica attraverso reti in tutto il mondo. Ed è così che siamo sotto la lanterna magica. E tutto è permesso. Niente è verità. Chiudo con una frase di Orson Welles. La televisione è un mezzo attraverso cui ci arrivano messaggi da un altro mondo e ci portano al nucleo di un grande segreto. È qui che inizia la magia. Ci vediamo nel prossimo capitolo. Buona serata. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have your doubts, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now, I keep making sound. Go another round, bitch, I'm legend bound, can't stop me now.